Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, duro colpo al clan Cappello Bonaccorsi. Questa mattina, su incarico della Procura di Catania, le forze della Guardia di Finanza Etnea hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di 21 persone nelle province di Catania, Siracusa, Trapani e Palermo. Sono sospettate a vario titolo di essere parte di un'associazione criminale di stampo mafioso di traffico organizzato di droga e riciclaggio, sequestrati 11 attività commerciali, 13 beni immobili e 50 rapporti finanziari, il traffico di droga gestito da quattro fratelli, il risultato dell'indagine. Circa 1.500 kg di formaggi freschi e stagionati e 30 kg di ricotta appena prodotta sono stati confiscati in un caseificio a Belpasso in provincia di Catania. Questo è stato il risultato dei controlli effettuati dagli agenti del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia e dei veterinari dell'ASP di Catania. Durante gli accertamenti è stato scoperto che il caseificio non aveva alcuna autorizzazione amministrativa e sanitaria. Il personale intervenuto sospetta macellazione abusiva, dato che sono state rinvenute parti di carcasse animali sezionate in un banco congelatore in cattivo stato di conservazione. È stato risolto il caso della donna disabile lasciata in casa senza luce e acqua dal padrone di casa, nonostante il regolare pagamento del canone di affitto. Le utenze sono state riattivate, ma a Catania è emergenza abitativa per le persone non autosufficienti, persone fragili che a causa della loro condizione non trovano case da affittare. È la denuncia dell'AISA, l'associazione che si è interessata di aiutare Maria Scaletta, la donna in carrozzina, protagonista della vicenda. Dopo le indagini e i necessari adempimenti burocratici, le salme dei giovani fidanzati Nino Calabrò e Francesca Di Dio, uccisi in Inghilterra lo scorso 21 dicembre, sono attese di rientrare in Italia martedì prossimo, il 14 febbraio. I funerali dei due giovani si terranno rispettivamente a Montagna Reale e Barcellona Pozzo di Gotto. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.